Buona domenica! Oggi vi vogliamo parlare delle fibre, che non ci nutrono ma fanno davvero molto bene alla nostra salute. Le fibre sono infatti quelle parti commestibili dei cibi che non vengono né digerite e né assimilate. Innanzitutto, da che cosa sono costituite? La fibra alimentare è costituita da una complessa miscela di diversi polisaccaridi, fra cui i più noti sono cellulosa, lignina, emicellulose, pectine, gomme e mucillagini. Ma ci sono anche sostanze dai nomi più complicati, come i galattomannani, i beta-glucani, il raffinosio e lo stachiosio. Questi ultimi presenti in quantità significativa nei legumi. E poi i galatto-oligosaccaridi e i frutto-oligosaccaridi, o polisaccaridi come inulina e amido resistente. Una delle peculiarità delle fibre è di non essere digeribili dagli enzimi del nostro intestino e di non apportare di per sé calorie. La viscosità e la capacità di andare in controfermentazione sono alcune caratteristiche che aiutano a qualificare i diversi componenti della famiglia delle fibre. Si distinguono alcuni composti insolubili come cellulosa, emicellulosa e lignina che non si sciolgono nell'acqua ma assorbono i liquidi nell'intestino, facilitando il funzionamento del tratto gastrointestinale e l'evacuazione delle feci. Prevalgono nei cereali integrali e prodotti derivati, nella frutta secca e nelle verdure a foglia verde. Altri composti come pectine, gomme e mucillagini, presenti principalmente nei legumi e nella frutta fresca, sono invece solubili nell'acqua e formano dei gel che aumentano il volume fecale, contribuiscono in parte a limitare l'assorbimento di alcuni nutrienti e favoriscono il senso di sazietà. Pur non avendo una specifica funzione nutritiva, le fibre sono una componente irrinunciabile dell'alimentazione, perché è dimostrato come un basso consumo di fibre si associa a possibili rischi per la nostra salute. Per esempio, dalla fermentazione delle fibre vengono prodotti gli acidi grassi a catena corta. Infatti, i microrganismi buoni presenti all'interno del nostro ecosistema intestinale, ovvero il nostro microbiota, consumano e fermentano le fibre alimentari che il nostro intestino non è in grado di digerire e le utilizzano per moltiplicarsi e quindi favorire le loro attività metaboliche, come appunto la produzione di acidi grassi a catena corta. Ma che cosa sono questi metaboliti e perché sono così importanti? Gli acidi grassi a catena corta sono i principali metaboliti prodotti dalla fermentazione batterica delle fibre alimentari. Sono coinvolti nei meccanismi biochimici attraverso i quali il nostro microbiota intestinale influenza la salute dell'ospite e i più importanti sono l'acetato, il propionato e il butirrato. Nell'intestino questi metaboliti hanno molti effetti sulla salute dell'intestino stesso. Per esempio, mantengono l'integrità della barriera intestinale, influenzano la produzione di muco nel tratto gastrointestinale e proteggono dall'infiammazione intestinale. L'acido butirrico, in particolare, rappresenta la principale fonte di energia per le cellule del colon, coloncite, e contribuisce ad avere un'azione antinfiammatoria sulla parete intestinale, in particolare sopprimendo l'attività di alcune proteine che scatenano l'infiammazione e attraverso il controllo della risposta immunitaria migliora la motilità intestinale modulando l'assorbimento degli ioni potassio, sodio e cloro e la consistenza delle feci. Mantiene lo strato di muco protettivo dell'intestino e contribuisce a ripristinare l'equilibrio del microbiota. Migliora la sensibilità dell'insulina e l'equilibrio energetico e quindi il controllo del peso. E infine riduce i sintomi della sindrome della permeabilità intestinale. Oltre ad esercitare effetti locali sull'intestino, gli acidi grassi a catena corta interagiscono con i recettori espressi principalmente nelle cellule endocrine immunitarie, nei reni, nel sistema nervoso e nei vasi sanguigni. La connessione tra il nostro cervello, l'intestino e il microbiota può avere un'enorme influenza sulla nostra salute attraverso l'asse cervello-intestino, ovvero la connessione a due vie tra l'intestino e il cervello. Questi due organi comunicano direttamente attraverso il nervo vago e indirettamente attraverso il sistema endocrino, gli ormoni dell'intestino e i neurotrasmettitori. Sia il propionato che il butirrato aumentano la produzione intestinale di glucosio e inibiscono l'attività degli enzimi coinvolti in una serie di disturbi neuropsichiatrici, tra cui depressione, schizofrenia e malattie di Alzheimer.
Inoltre possono modulare la neuroinfiammazione e influenzare il sistema immunitario. Diversi studi dimostrano che gli acidi grassi stimolano il rilascio di ormoni intestinali che influenzano le reazioni alle immagini di cibo nei partecipanti obesi. Questi metaboliti batterici attivano anche la produzione di altri ormoni metabolici coinvolti nella funzione cerebrale, tra cui l'insulina, che mantiene stabili i livelli di zucchero nel sangue, e la leptina, che è nota per il suo ruolo regolatorio nel bilancio energetico. La fibra alimentare è un elemento che è spesso sottovalutato nella nostra dieta, ma con benefici straordinari per la nostra salute. Spesso trascurata a favore di altri nutrienti, la fibra merita invece un'attenzione particolare, poiché gioca un ruolo cruciale nel mantenere il nostro corpo in forma e in salute. Vediamo quali sono, in sintesi, i benefici che derivano da una dieta ricca di fibra. Le fibre insolubili, grazie alla loro capacità di trattenere l'acqua, aumentano il volume delle feci e accelerano il passaggio attraverso l'intestino, riducendo così il rischio di stanchezza e riducono così il tempo di permanenza di eventuali sostanze tossiche o nocive. Contribuiscono ad aumentare il senso di sazietà e a rallentare l'assorbimento di zuccheri e grassi, aiutando nel controllo del peso corporeo. Promuovono la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. Le fibre solubili si legano al colesterolo nel sangue, riducendo il suo assorbimento e favorendo la sua eliminazione. Ciò può ridurre il rischio di aterosclerosi e di conseguenza di malattie cardiache. Le fibre solubili possono aiutare a stabilizzare i livelli di glucosio nel sangue, fornendo un sostegno prezioso per chi soffre di diabete o è a rischio di svilupparlo. Promuovono, come abbiamo visto, la produzione di acidi grassi a catena corta, grazie ai quali si rinforza la barriera intestinale e l'immunità e di conseguenza si rinforza anche la neurotrasmissione. Un apporto di fibre adeguato nella nostra dieta, infatti, favorisce un maggior rilascio di triptofano, il precursore della serotonina, che è l'ormone della serenità, a beneficio di un rapporto equilibrato con il cibo. Le fibre alimentari possono agire come prebiotici, fornendo nutrimento ai batteri benefici presenti nell'intestino e favorendo l'equilibrio del nostro microbiota intestinale. L'importanza di avere un microbiota sano oggi è al centro dell'attenzione della comunità scientifica, perché si ritiene abbia effetti benefici nel controllo dell'infiammazione a basso grado e nella regolazione delle funzioni del sistema immunitario. Aspetti importantissimi per prevenire molteplici malattie, tra cui anche i tumori. E i polisaccaridi che compongono la maggior parte della fibra sono un nutrimento prezioso per il nostro microbiota, quindi la fibra è davvero un prezioso alleato per la nostra salute. Quale dovrebbe essere la dose giornaliera di fibre ideale? La nostra dose quotidiana di fibre dovrebbe essere di almeno 25-30 grammi, un traguardo che nei paesi occidentali si fatica a raggiungere dal momento che il consumo rimane inferiore ai livelli raccomandati. In Italia, per esempio, se ne consumano in media 17 grammi. Eppure, seguendo una dieta varia e completa, ricca di frutta, verdura, legumi e cereali integrali, possiamo facilmente garantirci il giusto quantitativo di fibra quotidiano. Fonti primarie di fibre sono i legumi e cereali integrali, come riso e avena integrali, mais, quinoa, senza dimenticare pane, pasta e altri prodotti realizzati con cereali e farine integrali. In questo ambito vale la regola del meno raffinato meglio è. Almeno la metà dei cereali consumati ogni giorno dovrebbe essere di tipo integrale, limitando il consumo di cereali raffinati e prodotti analoghi. Carciofi, melanzane, carote, lamponi, pere e mandorle sono altri esempi di alimenti che apportano buone quantità di fibre. Si stima infatti che nella nostra dieta quasi la metà della fibra che assumiamo derivi proprio dal consumo di frutta, anche secca, e verdura. Alla luce di queste indicazioni, se ci rendiamo conto di non assumere la fibra in quantità, nelle quantità raccomandate, e vogliamo aumentare la dose, dobbiamo ricordarci però di farlo in modo graduale e con qualche piccolo accorgimento. L'aumento del consumo abituale di fibre va effettuato gradualmente dal momento che può accompagnarsi alla comparsa di effetti collaterali, quali meteorismo, distensione addominale e diarrea, a causa della fermentazione batterica della fibra. È inoltre fondamentale assumere le fibre insieme a molta acqua, perché le proprietà delle fibre dipendono dalla loro capacità di trattenere i liquidi. Se questi ultimi sono insufficienti, gli effetti benefici delle fibre diminuiscono e si rischia addirittura di avere un effetto controproducente. Bere di più permette inoltre all'intestino di abituarsi meglio al cambiamento. È consigliato in ogni caso non assumere fibre insieme ad alcuni farmaci specifici perché potrebbero interferire con l'assorbimento di determinati principi attivi.
Io vi ringrazio per l'attenzione e spero questo video sia stato di vostro interesse. Vi ricordo che ci trovate in farmacia tutti i giorni, dal lunedì al sabato, in orario continuato, dalle 8 alle 20, orario che seguono anche tutti i nostri servizi. Primo fra tutti, servizio di consegna gratuita a domicilio Bottasso Express. Io vi auguro un buon proseguimento di domenica e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie e ciao!